Buongiorno! Guardate chi c'è! Buongiorno, Buongiorno, ragazze! fare l'impostata. Allora, fai Buongiorno, ragazze! Non sono abituata a fare i video Un e quindi sono un profumo. po' timida. Quindi... Allora, qui c'è anche Ale, Lì ovviamente c'è la sta cucciola. dormendo. Noi siamo E arrivate in noi montagna. siamo arrivati, siamo a... Oggi è una bellissima giornata, fra l'altro, siamo Stupenda! fortunate. Non c'è mezza nuvola. No, E siamo è vero, bellissima. all'avventura. Sì! Ebbene sì, siamo partite, abbiamo lasciato tutti perché dobbiamo Esatto. festeggiare il suo addio al nubilato, perché lei a luglio Esatto. si sposa. Sì, manca poco ormai. E quindi weekendino insieme in montagna con la cucciola che mi sono portata, Federico non c'è perché è col papà, Esatto. e quindi insomma C'è un'arietta fresca si qua, sta ragazze, si benissimo. sta benissimo, Si sta davvero. da Se Dio. riuscite, venite in montagna. Andate tutti. Andate in montagna. Campagna pubblicitaria, andate Esatto, in andate in montagna. montagna, non al mare. Vabbè, io sono un'amante Sicuramente della montagna, quindi non faccio testo. è più Quindi. rilassante. Comunque, io, oddio, perché è così buio? Vabbè, No, sono sotto un albero, quindi c'è ombra. io ho fatto proprio un pensiero, ma proprio un pensiero pensierino. Me lo dai E te l'ho detto adesso? adesso che vogliamo vedere la tua faccina. Allora, vediamo. Ma è Sì, proprio perché una mi ha messo cosina. tanta curiosità. Ah, che Una carina! cosina che si E porterà la via. nostra fotina insieme. Che carina. Fatta tra l'altro il giorno del mio, cioè quando È abbiamo festeggiato il mio vero. compleanno. Quando abbiamo festeggiato il suo compleanno. Bellissima, tra l'altro, anche la E lo sapevo cornice. che gli piaceva questo genere, anche a Grazie, me sì, piace è un bella, di sacco. legnetto Sì. chiaro Per così, bellissima, me la porterò sicuramente via. ricordo di Per noi. ricordo, sì. Grazie, che bella. Va bene, adesso cerchiamo Ok. di capire dove andare a mangiare, quindi ci vediamo dopo. Eccoci! Stiamo per andare a mangiare lì. Sa che giro? Eccoci. Abbiamo già fatto il check-in, si Sì, chiama così. sì, sì, sì. Stanza bellissima, però abbiamo troppa fame. Sono già le 2 quasi Non abbiamo ancora e non abbiamo mangiato. ancora pranzato. Quindi la Stiamo bimba ha morendo. già mangiato, ovviamente lei è sempre la prima. Tenera paziente. Abbiamo sistemato le nostre cose in camera, adesso si pappa perché non ce la facciamo più. Venite con noi, venite con Andiamo! noi. Zia Silvia che si allena, per il Bella futuro preparata figlio. sei. Beh sì, poi c'è sto pavimento che questi ciottolini che rendono un po' difficoltoso il tutto. Ok, ora ci. Ale è tranquilla. Ora entriamo qui, guardate che bei fiori. Per pranzo abbiamo scelto l'insalata misticanza, salmone e avocado e poi il toast, dove l'abbiamo messo? Dall'altra parte, mi sa. Dall'altra parte, sì. No? No, è qua. Fai vedere tu. Aspetta. Distrutto il Oppla, menù. sì. Allora, abbiamo scelto un toast avocado, questo qui, e un toast salmone e ce li smezziamo, quindi ci facciamo gli assaggini. Dai, su. Cioè, ma guarda, si No! E Ma che vai! panino è? È crollato Tutto tutto. scrostato. E qua? Qua c'è la piccolina che fa la nanna. E io mi finisco il mio panino. Adesso vi faccio vedere un mega panorama qua, bellissimo. Ah, guarda, là c'è anche la neve ancora, il Sì, c'è il ghiacciaio. ghiacciaio. Che pace. Si sentono gli uccellini. Veramente pace, pace. Però di qua non possiamo andare, mi sa, perché sterrato viene Ah, fuori un casino sì. per lei. No, no, Torniamo no. indietro e poi passiamo. Forse c'è la Dici? È vero, già c'è la rete. Che carino. Torniamo indietro. Opla. Allora, ragazze, vi faccio vedere la nostra stanza. Come si presenta? Giro la videocamera. Allora, la nostra stanza è la 103. Si apre da qui. Questa è la porta. Ed eccoci qua. Allora. Intanto bisogna inserire qui la tesserina perché la luce sia accesa e tutte le varie funzionalità siano accese, luci e aria condizionata, eccetera. Poi
Poi appena si entra, qui c'è la porta del bagno che è scorrevole, quindi rimane così. È un bagnetto molto molto carino, vabbè, bidet, WC, poi c'è questo termoarredo color acciaio, argento, insomma molto bello. Poi qui c'è questo lavandino, ve lo faccio vedere, beh, questo è nostro, c'entra nulla, la saponetta anche l'abbiamo aperta noi, ed è un lavandino in legno, veramente particolarissimo, infatti quando l'abbiamo visto ci siamo veramente rimaste. È molto particolare. Poi qua hanno messo due bicchieri, qua ci sono, dunque, questo qui è uno shampoo, due shampoo e due balsami, penso che questo sia il balsamo e questo lo shampoo, e queste qui sono cuffia doccia, quindi ci sono anche le cuffiette, e questo qui è dental kit, set denti per lavarsi i denti, molto carino. E poi qua c'è il phone, perfettamente funzionante. Poi qui sotto hanno messo un rotolino di scorta, degli asciugamani e dei Kleenex, e il cestino piccolino. E poi la doccia è molto molto bella, ci è piaciuta tantissimo perché ha i ciottolini per terra, è molto particolare, fatta tutta in pietra, molto moderna, ed è fatta così, molto molto carina. Qua c'è gli attaccapanni per gli accappatoi e quant'altro per appunto gli asciugamani. E qua c'è la spina, insomma tutto quello che serve. Quindi questo è il bagnetto. E poi proseguiamo di qua. Allora qui intanto, vabbè, adesso abbiamo allestito così perché non siamo stati a svuotare l'armadio, riempire l'armadio con le nostre cose perché è un weekend, quindi domani andiamo via. Però appunto qui c'è un bello specchio, ci sono gli attaccapanni per le giacche, molto molto comodo. Poi qui invece c'è una piccola scrivania con una lampada, con l'acqua, con i due bicchieri, il diffusore, il telefono, il telecomando. Qui c'è il televisore, anche abbastanza grande, devo dire la verità. Qui c'è l'armadio tutto in legno, proprio stile montagna, molto molto carino. Là c'è la navicella per far dormire la piccolina stanotte. Qui c'è l'ovetto che stiamo utilizzando per girare in paese perché appunto è più comodo, più pratico, e lei si gode di più i paesaggi, insomma, perché è semiseduta. Qua c'è la mia borsa con tutte le cosine. Poi c'è questo puff, adesso qua c'è appoggiata la mia borsa, questo puff stile montagna che in realtà è plasticato, però sembra di tessuto in realtà. Poi qui c'è la finestra che ha appunto sia le tende trasparenti, che sono molto carine, tutte rigate così, e poi volendo c'è la tenda spessa per fare buio, quindi si può fare entrambe le cose. Poi vi faccio vedere anche il letto, che è fatto così con... spero vediate, perché ahimè ho fatto il room tour alle 18, quindi non c'è più la luce di prima, però insomma avrete modo di rivedere anche un po' domattina con la luce. E le due lampade, i due comodini molto carini, ci hanno lasciato questi due presenti, insomma questa crema corpo, mi pare che questa sia crema viso, scusate, e questa è crema per le mani, con il kit insomma per lavarsi, per tutto, per coccolarsi un po'. E questa è la camera, questa parete è bellissima, sembra argentata, molto molto bella, il pavimento anche molto molto bello, molto stile montagna. E qua c'è la porta per uscire, quindi insomma questa è la nostra stanza. Vi faccio vedere anche fuori dal balcone, che è veramente molto bello, perché tra l'altro questa è una porta sianta ribalta, quindi si può anche aprire in questa maniera qua, così. E poi si può aprire anche a porta normalissima, quindi così vi faccio vedere. Ah, che aretta fresca, voilà. Quindi dopo ci metteremo una giacchina, perché adesso già che sono le 6 l'aria è già cambiata, non fa più caldo come prima. Questa è la stradina per andare diciamo verso casa.
qua c'è questa casettina bianca che ci piace tantissimo sia a me che Silvia, veramente veramente bella. Qua c'è un giardino e qua c'è appunto il centro paese, poi su di là ci sono tutte le viette dove siamo andati prima che portano proprio al centro più storico di Sausedulz, quindi è veramente bello, ci sta piacendo tantissimo. E questo appunto è il balconcino, molto molto carino. E poi abbiamo anche un balconcino dall'altra parte dove c'è la piscina idromassaggio, la vasca idromassaggio e la sdraia. Ora vi faccio vedere tutto. Andiamo, anche perché lì c'è Silvia con la bambina che me la sta guardando per farvi fare il room tour. Chiudiamo qua e poi di qua vedete, voilà, ecco qui la zietta che gioca. Ciao, ciao amore. Sto ciuccio vola sempre. Salvato in estremis. Ciao amore. Ciao. Saluta tutte le tue fan. Le fan. Qua come dicevo c'è la vasca idromassaggio che sono molto tentata di dire scoperchiatecela. Sì sì, non sarebbe male. Qua c'è tutta la scritta, vedete, dell'hotel, Serendipity, col cuoricino, con gli attaccapanni. E qua c'è l'angolo, diciamo, salotto, dove ci si può mettere appunto a sdraiarsi, prendere un po' di sole, a ciacerare, insomma. E di qua appunto c'è tutta la vista. Là c'è il centro di cui vi parlavo prima. E insomma, abbiamo beccato una splendida giornata, siamo state molto molto fortunate, molto molto. E niente, quindi questo è tutto, qui ci sono le due donnine spiaggiate, adesso mi spiaggio pure io, ti è? Potremmo mettere le sdraiette vicine. Spiaggiamoci, ma sì, spiaggiamoci. Allora, ci siamo preparate, sì, a sto giro ho messo una sciarpina, poi in caso fuori la toglierò, però... Sì, sì, vai tranquilla. Tanto la piccolina sta dormendo. Io mi sono preparata, adesso esco un po' così. Non la sveglio, vi posso parlare in tranquillità e vedo anche che temperatura c'è. No, sì, la giacca serve. Oh, si sta troppo bene. Serve perché l'arietta si sta rinfrescando, poi comunque quando torneremo sarà sicuramente più buio e quindi ho preferito... Oddio, che carini! C'erano due passerottini che giocavano e no, dicevo appunto, ho preferito coprirmi un po' di più perché un attimo, questo è un paesino di montagna a volte un po' ventoso e quindi ho preferito mettermi questa sciarpina che è comunque molto leggera e questo giubbino di pelle, perché adesso che scende il sole la temperatura qua scende tantissimo. E niente, adesso andremo alla ricerca di un posto per cenare. Ho già un'idea in mente, che è un posto dove andavamo sempre con i miei genitori, che si chiama Il Cantun del Barbabook. Un nome un po' strano, sembra quasi una barzelletta, non lo so, mi fa ridere. Barbabook. E niente, quindi insomma adesso andremo a vedere se c'è posto. Insomma, penso di sì perché è relativamente molto tranquillo qui oggi. Ed è bellissimo insomma che sia tranquillo perché è stato veramente molto molto rilassante e ci stiamo rilassando tantissimo. È una cosa che vogliamo fare stasera, vedere le stelle. Comunque aspetto che la mia amica si prepara, che si sta facendo bella anche lei. E niente, io ho cambiato la maglietta, però ve la farò vedere dopo perché ormai mi sono... Comunque ho messo questa qui blu con i jeans con dei bacetti rossi e basta, quindi adesso aspetto che lei sia pronta e poi andiamo a vedere cosa troviamo da cenare, insomma. Stiamo uscendo, io vado a piedi. Andiamo. Venite con noi, qui c'è la piccola Ale che dorme.
Lei è tranquilla lì che riposa. Poi sta calando il sole. Sì, fa freschino. Sì, adesso si sta, sì. si sta bene con la giacca. Sì. E la felpa. Sì, sì. Tu. Che tu hai la felpa. Vabbè, c'è anche. Ah, no, io ho il maglione di lana. La sì, sì, ho preso il mio. Sì, qua bisogna andare pianino perché. Per quello ti dicevo. C'è i ciottolini. Sì. Allora, anzi, aspetta che mi leggo la sciarpa. Mi ero dimenticata di togliere la sciarpa, solo che fuori c'è un po' di vento. Allora, siamo al ristorante. Dice Silvietta che fa i selfie. No, che fa la social su Instagram. Qui c'è la piccolina che fa la nanna. E noi mentre mangiamo. E abbiamo ordinato, aspettate. Abbiamo ordinato la caprese e poi i primi e i secondi li vedrete dopo. Buongiorno. Oggi brutto tempo, piove, però bello, è stato bello stare qui al coperto nella nostra camera e tutto quanto. Qua c'è la mia polpettina e ciao amore mio, ciao, buongiorno a tutti. Silvia è uscita perché è andata a vedere in pasticceria se trovava una tortina per la sua famiglia, perché lei dopo andrà dalla sua famiglia, e io sono rimasta qui perché appunto, essendoci brutto tempo, non volevo rischiare che la bimba si bagnasse. Adesso prendo le ultime cosine, ecco, mi stavo già dimenticando la spina, il caricabatterie, questa agendina, il cavetto e la penna. Tra l'altro ho ricevuto un regalo bellissimo, poi dopo se riesco ve lo faccio vedere, solo che ora sono un po' di corsa, mi appoggio qui un attimo e devo, allora qua c'è la borsa e ci metto i cavi, sempre paura quando ci sono queste cose di dimenticarmi qualcosa. E niente, ora mettiamo tutto via, facciamo colazione e poi partiamo perché tanto c'è brutto tempo, quindi la domenica non resteremo qui. E allora, metto via questa. Ah, ecco, cosa ho dimenticato? La penna l'ho presa, la spina l'ho presa, il beauty che pensavo... Ok, ho preso tutto, qua ho messo tutto, sì. Voilà, quindi questo lo devo mettere nel borsone, la borsa è pronta e la mettiamo là. Qua c'è il telefono, poi qua c'è il borsone e a parte i campioncini che ci hanno regalato di crema viso, che erano appunto per noi. Vi faccio vedere lo splendido regalo che ho ricevuto. Adesso non si vede bene, magari poi a casa quando la apro ve la farò vedere bene. Comunque una tazza molto fine con tutti i cuori, veramente bella. Voilà. E poi a casa l'aprirò e ve la farò vedere. E poi mettiamo tutte queste cosine qua, così attutiscono i colpi. Ok, cosa manca? Manca il borsone, questa è la roba di Ale da lavare, il borsello del trucco, credo di aver preso tutto dal bagno, sì. Rifaccio il borsone con voi, tra l'altro avrei voluto farvi il video del borsone, ma non ce l'ho fatta perché mi sono preparata un po'
un po' all'ultimo a casa quando sono partita e quindi non sono riuscita a farvelo, ma ho portato veramente, veramente pochissime cose perché vedete che appunto sono stata un paio di giorni ma molto scarsi e quindi insomma questa l'ovetto è lì. Ok, dovrei aver preso tutto. Lì c'è il borsone di Silvia, adesso cambio anche la bimba e sono a posto. Vi faccio vedere dalla finestra, vedete che sta di nuovo iniziando a piovere, tra l'altro aveva smesso un pochino, invece adesso viene di nuovo giù bene. Però vabbè, avremo ancora il tempo di fare la colazione, quindi speriamo che smetta un pochetto. E adesso cambiamo questa principessa, eh? Adesso la cambio, prendiamo tutto l'occorrente e la cambiamo. Ci facciamo belle, ci sistemiamo e partiamo. Voilà. Oh, Issa. Via. Ok, mettiamo la fascettina che così non prendi freddo alle orecchiette. Ok, e ci siamo, chiudiamo tutto e scendiamo. Andiamo! Schiaccio! Aspetta che mamma c'ha la borsa! Torni dal papà! Ciao! Ti saluta la zia! Purtroppo! Ciao! Che bello! Cucciola! Dai, cosa? Dove sei? Ah, ok, scegliamo la tisana. Poi ci sono anche tutte queste cose. Bicchieri? No, bicchieri non ne vedo. Fammi vedere il tè, va. Cosa scegliamo il tè? Guarda che figo, il tè bianco. Buono il tè bianco. Però ho una cosa che mi... al limone. Qualcosa al limone. Scusa, questo qua, che cos'è? Ma non è al limone. Ah no, infatti io non lo voglio il limone. Piatto intanto. Piatto. Facciamo un piatto per tutte e due, prendine uno un po' più grande. Intanto prendiamo una briochina. Torta al cioccolato. I mini muffin. Io vado con i muffin. Vai di muffin, dai. Io vado di... non so se torta. No, ma smettila. Ah, guarda, c'è anche di marmellatina, guarda che carina. Che belle. Non so cosa prendere. Cioè, guardate che carina. Proprio in vetro. Prendiamo il muffin. Ma sì, dai. Un muffino e una fetta di torta al cioccolato. Di quella là. Vuoi il muffin? Sì, lo assaggio. Tanto è piccolino. Guarda la ciambellina, che carina. La prendo. Prendila. Poi un bel salame. Prendiamo anche una fetta di torta al cioccolato. La smezziamo perché uno è troppo. No? Con le pinze si prende. Ehi là. Ehi là! Io sai cos'è che è? Accucciola!